Buonasera, buonasera ragazzuoli. Buonasera. Siamo pronti per un'altra. Per altre lacrime. No, vabbè. Spero di no, ma ne dubito che. Dato com'è andata il primo episodio. Insomma. Ok, raga, alle 21 iniziamo, sono le 9 meno 6, quindi. Mamma mia, ragazzi. Alle 21 iniziamo, anche perché, ragazzi, non vedo l'ora di andare avanti e scoprire cosa succede, perché sono curiosissimo. Sono davvero curiosissimo. Ok, ciao amore mio. Benvenuta Angie. Intanto. Mamma mia. Che malinconia, ragazzi. Adesso, proprio a vedere il primo episodio, raga. E ora trovarci davanti al menù con la barca, con l'acqua, così. Rende l'idea. Esatto, oggi siamo in grande lutto perché rende l'idea del fatto, il vuoto, ecco, forse è una cosa che hanno fatto apposta, forse, ragazzi, questa. Dopo quello che abbiamo visto, questo menu rende l'idea. Abbiamo un vuoto dentro di noi, ragazzi, dopo quella scena che abbiamo visto. Abbiamo un vuoto. Veramente, ragazzi, già piango, già mi vengono le lacrime agli occhi, non ce la posso fare a fare sto gioco, ragazzi, ve lo dico. Cioè, non ce la posso fare. Allora, forse, ragazzi, sarà la serie in cui piangerò di più. Cioè, non ho mai pianto nelle mie serie, quindi sarò lì così che gioco. Perdonatemi, raga, ma le emozioni sono le emozioni. Più che altro spero che arrivate un po' in tantini, almeno. È anche più bello condividere insieme. Capisco che tanti se lo vogliono giocare, per carità. Però ok, raga, 3 minuti e iniziamo. Alle 21 spaccate, iniziamo. Intanto do i benvenuti a tutti coloro che sono connessi adesso. Vedo che siamo in 3. 3 spettatori. Guarda, voglio scrivere anch'io qualcosa nella mia chat che non ho mai scritto. Tac. Ok. Mamma mia, ragazzi, che roba tosta. Che roba tosta. Io non ho. Ho quasi paura, raga. Ho il timore di giocarlo, sto gioco, perché davvero può succedere di tutto. Abbiamo visto che non è un gioco in cui si, diciamo, si trattengono a raccontare la storia, quindi io ho veramente paura. Tra l'altro dietro di me è giorno, perché vabbè sono le 9 quasi, quindi tramonterà tra poco. Mamma mia. 2 minuti, ragazzi, tra 2 minuti iniziamo. Alle 21 iniziamo. Siete pronti? Dai, raga, commentate, siamo in 3, dove siete? Dai, non siate timidi.
Porca. Venti cinquantanove, un minuto, ragazzi. Un minuto. Intanto faccio storia. E continui i preparativi per la partenza. Oddio. Non ce la posso fare. Raga, veramente, non ce la posso fare. Tra l'altro ho fatto caso che c'è la modalità. Cioè, la sezione scontri. Quindi puoi rivivere gli scontri. Non lo so. Sono le 21, ragazzi. Sono le 21. Io parto. Siamo partiti. Siamo partiti. Mamma mia. Ragazzi, là, giuro, c'ho il magone, c'ho lo stomaco così. Ecco, ho dato la botta al microfono. C'ho il mal di stomaco, lo stomaco così in questo momento, cioè sta girando tutto. Mamma mia. Devi prendere lo zaino. Ci siamo fermati Sono qua. sto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Io alzo il volume al massimo, ragazzi, in cuffia. E partiamo con questa serata. Ben ritrovati tutti, ragazzi, su The Last of Us parte 2. Madonna, raga, la casa di Joel con tutti i fiori. Buonasera Guglielmo, Se benvenuto. ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Madonna. Ok. Sto bene. Andiamo. Raga, è inspiegabile. C'ho una tristezza dentro, raga, che Io sembra che è ti aspetto morto. qui. Sembra che è morto un mio Grazie. parente. Non sto scherzando, è una cosa incredibile. Quello che sto provando. Una tristezza. Immonda, ragazzi. Immonda. Raga, questa è casa di Joel. Madonna mia santa. Voglio esplorarla tutta. Tutta. Cucina. Cos'era la sua tazza questa? Ha disegnato il gufo della tazza. Cavolo, però Ellie è brava a disegnare, eh. Porca miseria. Raga, ma la sentite la malinconia? Buonasera Alessio, benvenuto. Era anche uno scultore.
No, raga, non ce la posso fare. Io sto trattenendo le lacrime, ve lo dico, non ce la posso fare. Le chitarre, faceva le chitarre, Joel, raga. C'è scritto. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. Cioè, raga, quindi li ha fatti lui questi? I suoi vestiti. Oddio. Raga, ho la pelle d'oca. Pensiamo almeno a una cosa positiva, almeno si è riconciliato la figlia. È bello immaginarli lassù insieme, diciamo. L'orologio. Mamma mia, raga, ma la... Puoi scendere un attimo? Tutto a posto? Sì, sono... Vieni e basta. Ok, arrivo, Dina. Magari prendiamoci un attimo perché veramente se vado avanti così io non ce la posso fare. Non lo sento, Dio. Maria. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudila in una stanza. Ti Il mio chiedo stomaco. del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Quindi Tommy è andato via senza di noi. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? Tommy è Serviva una andato squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che Te restassi. lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. E sperate di Grande. uscire di nascosto. Grande Dina. Già. A piedi? Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria.
Ci lascia partire, vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Ma certo. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce. Mamma mia, ragazzi. E mo che cacchio la succede? Seattle. Giorno 1. Ragazzi, ho l'ansia, porca. Wow. Raga, la grafica, raga. La grafica. Aveva la musica. Un cacciatore addosso. Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Eccole. Ho reagito d'istinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungino. 10. Wow. Cos'è successo? Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Ehi, un po' di fiducia. Che mi dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro. L'avevo pensato anch'io. Non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Almeno finché non avremo altre informazioni. Che belle tutte e due quei capelli lunghi, ragazzi. Sia Dina che Ellie. Comunque l'avevo pensato anch'io che fossero collegati i cannibali del primo. Però mi sembra troppo scontato, non lo so. Non vorrei dire una cavolata. Raga, ma state vedendo la grafica, ragazzi? Cioè, dire che è fotorealistica è dire poco. Ragazzi, sono più strade qui, eh. Occhio, perché non vorrei perdermi qualcosa. Ok, avevo sentito i rumori, erano dei... erano gli uccelli che volavano. Posso scendere da cavallo? Sì. Ok. Voglio controllare l'auto se c'era qualcosa.
siamo. Forse mi sbagliavo. Allora sai dove stai andando. Madonna, raga, era un'autostrada questa. Mamma mia, raga, che maestosità sto gioco, mamma mia. Seattle. Shimmer. Sì. Ecco, c'è qualcosa. Ok, alcol. Sì. Carta. Cos'è? Una mappa. Ottimo. La mappa di Seattle. Benvenuti a Seattle. Questa, ragazzi, ho la netta impressione che ci serviva per orientarci, eh. Qualcosa di utile? Una mappa turistica? Beh, è già qualcosa? Eh beh. Sempre meglio che non averla. Sembra tranquillo. Già, pensa come lo scendiamo per i nostri avamposti. Lo so, è questo a spaventarmi. E questa è la ZQ. Già. Occhio alle sentinelle. Sembra ci siano delle crepe sulla parete in alto. Le vedi? Sì. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. VLF, intrusi uccisi a vista.
Simpatici. Almeno sappiamo di essere nel posto giusto. Dove sono tutti? Hanno messo un avviso. Significa che c'è un ingresso. La miseria, non c'è proprio niente. Quando arrivi al cancello cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io, consegnagli il chilo e ti farà entrare buona fortuna. Qualcosa di utile? Non resta molto. Oddio. Fedra, stadio dell'infezione, stadio infetto 1. Il cordyceps ha assunto il controllo delle funzioni motorie della vittima. Rapidi e agili, gli infetti allo stadio 1 in genere viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. Stadio 2. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Spesso aggirano la preda per attaccare alle spalle. Avvicinatevi con cautela guardandovi attorno. Stadio 3. Completamente ciechi, questi qua sono i clicker. Udito molto acuto. Usano la localizzazione per scovare la preda. State lì lontani. Gli infetti allo stadio 3 sono noti per i loro attacchi feroci e estremamente letali. Stadio 4. Evoluzione rara ma molto pericolosa dell'infetto allo stadio 3. Sono dotati di incredibili forze e sono in grado di lanciare proiettili acidi. Non affrontare, tranne se assolutamente necessario. Questi qua sono i bloater, praticamente. Mamma mia. E se salgo qua? Oddio. Non riesco a dormire, continuo a vedere lui con la testa. Dina non ha una bella cera. Forse ha preso l'influenza. La sua presenza mi tranquillizza, vorrei ricambiare in qualche modo. Yakima, trovato un altro campo lungo la superstrada. Non è detto che si tratti di Tommy, ma sono 2 settimane che non incontriamo anima viva. Dita incrociate. Intrusi uccisi a vista. Quanti siete? Quante persone avete ammazzato? Oddio. Stanotte Dina ha catturato 3 lepri. Ha imparato a costruire le trappole dalla sorella. E funzionano alla grande. L'appetito non mi è ancora tornato, però. Mi sto sforzando di mangiare. Twin Falls. Trovato un accampamento lungo la superstrada. Ah no, questa cosa l'abbiamo già letta. Eh sì, gli indizi ci sono, cioè sicuramente sono da queste parti. O meglio, sono stati. Il problema è come arriviamo là sopra. Oh, macchina della polizia. No, magari. Pensavo che magari c'erano delle munizioni dentro.
Aspetta, Paudina, perché qua dentro c'è qualcosa. Non ho controllato. Sono gatti. Celle di detenzione. Le usavano anche a Boston. Madonna, stavo per cadere. Dina, dammi una mano. Ok. Ottimo. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Va bene. Oddio, qui rischio ad ammazzarmi, eh. Piano, Ellie. Ok. Oddio, devo saltare. Ok. Non guardare giù, non guardare giù. Ok. E ora? Oddio santo! Tutto ok? Stavo solo morendo. Vabbè, solo. Ok. Mamma mia, che casino. Della serie La natura si è ripresa ciò che è suo. Dove sono quei bastardi? Mattone. Ah, cambia arma. C'ho qua di Joel. Ok. Oddio. Ok. Chissà quando risale. Nord 03. Oddio, cos'è sta cosa? Non dirmi che sono i codici per aprire il cancello. Quanti sono? Stiamo preparando una grossa operazione di Isaac. Ci ha chiesto di rastrellare il centro delle ricerche di risorse. La base del Serevena. È già qualcosa. Ok. Un generatore. Mm-hmm.
Ho sbagliato. Ok. Oddio, devo mettere sto cavo. Qua? Sì. Ah, merda. Occhio, piccolina. Cioè, piccolina, sei più piccolina, okay. Però. Mi starei sempre più piccolina, no, le L. Ok. Aspetta. No. Quindi mo ho aperto il cancello, presumo. Yeah. Va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Raga, Dina gioca un ruolo importante adesso nella vita di Ellie, perché è l'unica che gli è rimasta di davvero. Cioè, Joel era tutto per Ellie. E se non avesse avuto neanche Dina, non lo so. Non lo so veramente. Allora, per aprire il cancello principale, credo che io debba andare. Non lo so, vediamo. Qua? Ti pareva, era troppo facile. Anch'io sono preoccupato per Tommy, sinceramente. Non è proprio da lui andare via così, cioè. Più che altro dire a noi prima, non lo so, devo parlare con Maria e poi scappa da solo, cioè. Oh, qua manca un cavo. Ah! Serve corrente. Forse devo staccare l'altro. Oddio, può essere. Oh, qua non ho controllato, tra l'altro. Ah no, qua da dove sono venuto. Sì, ok. Ok, sì, posso staccarlo. Tutto bene? Però ci arriverà fin lì? Speriamo. No, non ci arriva, dannazione. Cavolo. Devo staccarlo da lì. No, non lo fa staccare. Guarda com'è realistico! È figata. Dove lo mettiamo sto robo qua? Quanta è la lunghezza? Fin qua? È impossibile! Oddio. No. Raga, probabilmente non devo metterlo di qua. Oddio, si è buggato. Ok. Si è buggata la corda. Ok, posso buttarlo. Bel problema questo, ragazzi. Nel senso, di qua non ci arriverà mai. Devo farlo arrivare fin qui. Aspetta, qua c'è un'altra porta. Sì? Questa è chiusa. Ci deve essere un modo per aggirarla. Che c'è, Dina? Ehi, novità. Quel cavo non ci arriva. Però sembra lungo. Può passare sopra? Forse sì. Ah! È vero! Grande Dina! Sì, era il fratello. Sì, cioè io avrei fatto lo stesso, penso. Però com'era Tommy, nel senso, però è un uomo. Cioè, capito? Ah, è vero che posso anche lanciarlo. Non ci avevo pensato.
Qual è? Yes. Grande Dina. Ok, adesso dovrebbe andare. Però c'era quella porta lì. Oddio. Password. Aspetta. Era scritta lì la password. Ah, mi creo un kit medico intanto. Orologio di Joel. Oddio. Combinazione all'impiegato. No. Qual è? Ah, codice cancello presidio. Cancello principale 0512. Allora, 0 5 12. Sì. Yeah. Bel lavoro. Oh mio Dio, che culo. Togliamoci di torno. È stato un bel botto. Porca miseria. Più che altro avevo temuto che ti schiacciasse, Dina. È quello il mio. Aspetta, però di là c'è una porta, ragazzi. C'è una porta lì. Come faccio a girarlo? Dovrei salire sopra il roulotte qua, il container, però non c'è un modo per salire. A quanto pare no. C'è una scala lì però. Forse è una cosa che ci arriviamo dopo. Tipo shortcut, non lo so. E ora? Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Andiamo a cercarla? Magari troviamo il nostro primo WLF. E lo facciamo parlare. Di qua. Forza. Raga, guardate le ondine dell'acqua. Mamma mia, raga, che dettagli, porca miseria. Ok, sto vedendo se c'è qualcosa in giro, Quindi se mi vedete girare verso le pareti non è perché sono scemo, ma perché sto cercando magari qualche oggetto. Oh merda, guarda. Serevena. Hotel Serevena. Deve essere questo. Ragazzi, attente perché qua non mi convince tutto sta calma. Cerchiamo di passare il cancello Fedra Merda. Originale. Dritto al punto. Avviciniamoci a dare un'occhiata. Se a Boston ti avessero beccato a scrivere certe cose, ti avrebbero pestato a sangue. Come minimo. Bei posti queste ZQ. Sai il codice? Ma quel messaggio ce n'erano diversi. Aspetta, devo controllare. Aspetta, cos'è questo qua? East 2. Prima dobbiamo ripristinare la corrente. Sì. Senza quello. Senza quello non andiamo da nessuna parte. Cos'è? Censimento ZQ di Seattle. Sergente Ward.
Luca Ward, ok. Le reiterate azioni di disturbo del WLF, sommate agli attacchi degli infetti e delle infestazioni di spore, ci hanno impedito di rispettare le quote di distribuzione dei viveri. Chiudete l'accesso alla città fino a un nuovo ordine. Per alleviare il carico delle scorte di cibo, procedete con i rastrellamenti ed espellete ogni criminale catturato. Tutti i crimini di seconda classe sono da oggi passibili di espulsione. Il tempo stringe, Tenente Torres. Idioti, vi siete fatti parecchi nemici. Allora, una cosa che Joel mi aveva insegnato nel primo The Last of Us è segui i cavi. Insegnamenti di Joel. Quindi Ellie, seguiamo i cavi. Bingo, vedi? Ok. Ok, avanti. Sto sbagliando. Non c'è benzina? Niente benzina. Porca. Maledizione. E Ora che mo? facciamo? Oh, merda. Voglio. Cosa? Il messaggio parla di benzina nel parcheggio del tribunale e alla cupola. D'accordo. Parcheggio del tribunale e cupola. Hai idea di come trovare questi posti? Montiamo in sella e vediamo. Ho la mappa. Tommy sarà passato di qui. Penso di sì. Madonna, che casino, ragazzi. Allora, ok. Dobbiamo trovare la benzina. Quindi. So che non vorrei dimenticarmi niente qua. Vabbè che dopo ci dobbiamo ritornare, però. No, sembra esserci niente. Allora, detto cupola. Allora, vediamo un po'. Foglio, codice cancello presidio. Mappa di Seattle. Vediamo un po'. Oddio, che casino. Ok. Dov'è la cupola, innanzitutto? O quale può essere una cupola? La domanda. Là c'è un parcheggio, quindi potrebbe essere un benzinaio. Ok. Vediamo un po'. Coniglietto. Checkpoint. Eccola la cupola, è quella. Dove siamo? Wow. Direi che siamo qui. Ah, bene. Aspetta che lo segno. Che figata. Ok. Bella sta cosa che mo ci segna dove siamo. Quindi la cupola è quella. Se la cupola è quella. Però perché in una cupola ci dovrebbe essere la benzina? Vabbè, però se lo dicono loro. Va bene, Ellie. Andiamo a vedere. Madonna. Porca vacca. Altro che Chernobyl. Che diavolo è successo qui? Penso che l'esercito abbia bombardato a tappeto. Che motivo avevano? Beh, a volte erano costretti a distruggere i quartieri in mano agli infetti o dai ribelli. Mi sembra eccessivo. Beh, di solito funzionava. Con gli infetti o i ribelli? Entrambi. Merda. Credimi.
Sei stata fortunata a non crescere in una Z. Comincio a pensarlo anch'io. Chissà che avrei fatto fossi rimasta. Forse sarei entrata in quell'esercito di stronzi. Impossibile. Non ti ci vedo a prendere ordini inutili. Già, hai ragione. Detto tra noi, credevo che la ZQ di Seattle fosse molto più popolata. Già, forse sono tutti nascosti al Serevena. Secondo te quanti sono i membri del WLF? Beh, almeno 8. Ehi. Cos'è? Parla di scorte in una banca. Io direi di controllare. Mamma mia, ragazzi, quante cose da fare, che figata. Cioè, trovi indizi quella e poi sta a te trovare quel luogo e vedere se c'è qualcosa di utile. Una figata pazzesca. È molto più ampliato il gameplay di The Last of Us 1. Molto di più. Allora, ho sentito che nella Wasteland Bank non è mai stata setacciata. Se è vero, sarà piena di scorte risalenti a prima del contagio. Io dico di provarci. Se trovassimo delle armi, potremmo venderle dai tizi che conosco e pegarci la fuga da questo buco infernale. Avanti, bello. Non ho le palle per andarci da solo, Aaron. Andiamo a vedere. Ottimo, mi sa che mi ha segnato la banca. Vediamo. Banca, vedi? Punto interrogativo. Allora, in teoria dove c'è scritto VLF, VLF sarebbe tipo il Savena lì, l'hotel. Quindi, raga, io direi di andare alla banca, che dite? Andiamo a vedere la banca. Serevena, vabbè. Serevanna, cosa che avevo detto? Stavi dicendo? Ah, giusto. È qua la banca, è questa. Almeno 8. Speriamo di non avere sorprese. Andrà tutto bene. Ma dobbiamo stare allerta. E cercare scorte utili. Alla faccia della banca. Cioè, raga, qua in Italia le banche sono tipo un palazzetto. Qua sono, è un grattacielo gigante. Manco l'Empire State Building. Guarda l'insegna. Deve essere la banca. Sì. Diamo un'occhiata? Come vuoi. Ellie, Shimmer non si sente bene. Come? Cosa potrebbe avere? Una febbre da cavallo. Ah, cavolo. Dopo questa, guarda, ti lascio qua. Vado a vedere. Ah, vieni anche tu, va bene. Savera. Oddio, raga, che brutto posto. È incredibile. Nel senso di porca merda, potremmo finire schiacciate. Rilassati. Probabilmente è così da anni. Non può crollare proprio. Cheat. Non mi piace. Non può cadere proprio oggi. Quindi vuol dire che cadrà. Merda. Come vuoi. Quanti infetti! Hanno giubbotti antiproiettile. Cosa? Cioè dei clicker con giubbotti antiproiettile. Ma sei serio? Oh mio Dio. 1, 2. Sono 3 infetti. Schifo, madonna. Ok. E un clicker è andato. Oddio. Ma sono 4 allora. Erano 4 gli infami, non 3. È
Raga, i runner sono veramente fastidiosi. Fortuna, vieni, vieni da qua. No, m'ha visto. Occhio. Vede la mira. Porca miseria. Ok. Non ce ne sono altri. Dio. Beh, ecco la banca. Perché hanno le corazze? Non sembrano soldati. Già. Non lo so. Magari erano quelli che lavoravano dentro sicurezza della banca, boh. Vai a capire. Wow, quanto buio qua dentro. Ok. Cassaforte. Se i tizi corazzati stavano rapinando la banca. Ma cavolo, è come in quel film. Quale? Quello con i rapinatori surfisti. Point Break. Ah, sì, bellissimo. Con Keanu Reeves, che figata, l'han detto. Ok. Cambio della guardia X ogni 2 ore al giorno, ogni 4 ore di notte. Cassaforte 60. Ok, abbiamo trovato la password della, di una cassaforte. Quindi se troviamo una cassaforte abbiamo il codice. Ottimo. Potevo girare il foglio, adesso vediamo un attimo. Ah, è questa? Aspetta allora. Prima voglio vedere cosa c'è nell'altra parte del foglio. Scarica porta principale alle... Ok. Va bene. 60-23-06. Allora. 60... Ventitré 06. Perfetto. Occhio, perché se ci troviamo un bloater qua dentro. C'è già un cadavere, non mi piace. Fucile a pompa. Sì. Oh sì. Grazie, caro. Mamma mia. Top. Qui che c'è? Niente. Guarda quanti soldi. Mamma mia. La sacca è piena. Cavolo. Nel vecchio mondo avremmo svoltato. Saremmo ricche. Cioè, è incredibile come i soldi non valgono niente. Mamma mia. Cos'è? Sitch. Parv. Sitch Parvis Magna. 93279. Cos'è un'altra password? Trofeo guadagnato da Umili Origini verso Gran. Ok. Fuck. Io qui nemmeno ci volevo venire.
quello str di Neil mi ha incastrato. Diceva che la polizia era troppo presa a inseguire tutti quei malati. Dicevo che sarebbe stato un gioco da ragazzi. E ovviamente sono arrivati quei bastardi invogliati a tutto andare. È tutto andato a quel paese. Ho strappato via Kyle da morte certa e per i morsi quasi ci lasciavo il braccio. Poi i miei uomini mi hanno chiuso qui dentro. Quando arriveranno gli sbirri trascinerò nella merda tutti i miei cari amici. Nessuno potrà dirmi. Dirò ai giornali e alla TV che Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant sono dei codardi di me. Perfetto. Inizio a sentirmi strano, sto sudando come un maiale. Il braccio che hanno morso è tutto rosso e scuro. Faccio fatica a concentrarmi. Merda, allora è così che funziona, mi sto trasformando in uno di loro. Fuck, se devo morire, morirò da uomo. Ok, raga, non voglio dire esplicitamente le parolacce perché sennò Twitch si arrabbia. Hanno assaltato la banca il giorno del contagio. E magari si sentivano dei geni. Che sfiga, madonna. Ma prepari tutto il casino per la rapina in banca e succede il contagio. E il mondo va a cagare, cioè, mamma mia. Che sfiga. Ok. Non c'è più niente in teoria. Cos'è? Porca miseria, altri infetti. Brava, vieni qui. Non lì. Aspetta. Ok. Non ti girare, non ti girare, non ti girare. A vedermi se è un clicker. What the fuck? Mamma mia, Dina, mi hai salvato. Raga, ma come ho fatto a vedermi se è un clicker? Non ho fatto rumore. Va bene. Cioè, allora era un mezzo runner, mezzo clicker. Di solito quando fanno sti rumori così non sono, cioè, sono dei clicker. Vabbè. Oh. Ok. Che è segnato sulla mappa? Ah, posizione mappa completata, quindi... Ok, abbiamo sbarrato la banca. Ah, già finito. Ok. Cioè, già finito, nel senso... Pensavo dovevamo salire sotto il grattacielo, però effettivamente sarebbe stato un po'... Allora. Perfetto, quindi dobbiamo andare, ragazzi, adesso alla cupola. Usciamo da sto inferno, va. Ne ho abbastanza di banche. Cavolo, adesso... Ok. Immagina di vivere nel vecchio mondo. Come spenderesti tutti quei soldi? Non lo so. Prenderei una fattoria. Ma le fattorie esistono anche ora. Ah, ok, tu cosa compreresti? Una nave spaziale. Oh, giusto. La fissa dell'astronauta. Ehi, è molto più fica della fattoria. La fattoria è più utile. Okay. Che posto da brividi. Oh, abbiamo trovato un fucile a pompa, quindi non mi lamento. Io veramente. Cavolo. Okay, cerchiamo la benzina. Perfetto, quindi la cupola era di là, se non sbaglio. Raga, che bello sto gioco, madonna, mi sta piacendo un... Dire tanto è dire poco, nel senso. Allora, ecco lì. Però qua magari c'è qualcosa. Un vicolo.
Oh oh! Qua c'è una porta. E si può aprire? No, lo sapevo! Chiusa. Provare non costa niente. Serve la chiave. E dove vado a prendere la chiave? Ehi, Valiant Music Shop. C'è qualcosa di utile qui? Oddio, dov'è il music shop? Qua. Ah, questo. Che figo il negozio di musica. Voglio andarci. Non sarà mai aperto qua. E invece sì. Caspita. Wow. Chissà come doveva essere ai tempi. Potevi metterti qui, suonare qualcosa. Con questi strumenti potremmo mettere su una band. Ah, tu non sai suonare. E allora? Posso sempre imparare. Giusto. Aspetta. Ah. Oh. Guarda un po'. Arrivo. Dove sei? Oh, wow. A dir poco travolgente. Secondo me, ho talento. Ammettilo. Che ti amo? Fa come vuoi. Formeremo una band. Beh, puoi essere la mia groupie. La tua cosa? Sai, le band erano attorniate da fan sfegatate che le seguivano ovunque. Non è quello che sto già facendo? Beh, in effetti. Più o meno. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro qui. Nope. Qui ci sono alcuni dischi. Gli Sleek Habit. Sick Habit. Cambia poco. L'abbiamo ascoltato insieme giusto un centinaio di volte. Lo ascoltavo solo perché ti trovavo carina. Che carine che sono loro due, raga. Però le sto adorando come, come coppia. Oh. Oh, qua c'è roba dentro. Ok. Wow. Prendila Ellie, ti prego. Oddio, si mette a suonare.
Oddio, sta cantando la canzone di Joel. Che cos'era? Beh, non era male per essere niente. Ricordi quella notte al falò? Certo. Non ci credo, gli ha! No, regà, ma... Raga, sto amando Ellie, la sto amando. Arrivo ai brividi. Ragazzi, ma che bello è sto pezzo. Perché non mi hai baciata? Avrei voluto. Anch'io. Ti con me, raga, di Liaha, ma cosa stiamo parlando? Mamma mia. Oddio, posso suonare ancora? A sto punto sono curioso. Esatto. Oddio. Ragazzi, non ho parole, mi sta trasmettendo delle emozioni questo gioco che... Non ho parole. Non ho veramente parole. Secondo me qui non resta altro. Ok, anche il negozio di musica l'abbiamo fatto. Perfetto. Sta andando quel cavallo, stai fermo.
disegno. Un'altra giornata in paradiso. È proprio bello. Buonasera, Marx. Me lo segno. Cos'è? Un K2? No, scherzo. Ormai non se ne vedono più. Ah, questo è quello per segnare se eri infetto o no. Oh, munizioni fucile. Ehi! Stai calmo. Ok. No, ho sbagliato tasto, scusate. Yeah. Qui non sembra esserci altro. Banco da lavoro? Yes. Aspetta, prima vediamo la mappa. E anche qua l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo 52 pezzi, ragazzi, e tante armi da potenziare. Compreso questo nuovo gioiellino che abbiamo trovato. Allora, la pistola, ragazzi, l'abbiamo già potenziata, quindi direi che per adesso possiamo anche non potenziarla. Piuttosto il fucile. Vorrei potenziare il fucile. Capacità o stabilità? Facciamo stabilità, raga, che dite? Vai. Raga, sta meccanica la amo, che ci fa vedere proprio come la fa l'arma, guarda. Che spettacolo. Ed è una figata che l'arma cambia aspetto quando la modifichi, giustamente. Ok, non ho più niente, quindi. Perfetto. No, fammi vedere un attimo. Allora. Beh, raga, in realtà possiamo anche esplorare altre parti, perché ci potrebbero essere altri palazzi da... altri posti da controllare. Direi di andare là dritto io. Dov'è il cavallo? Ah. Vieni, Dina. Ah, sì, io vado lì in fondo. Ehi, forse ho trovato il tribunale. E chi te lo dice? Vedi quella scritta? Quella in alto, tribunale. Ah, brava. Che fiuto, detective. Appuntalo sulla mappa. Ok, altro luogo trovato, vedete? Il tribunale. Ragazzi, sta meccanica sto adorando. Del semi-open world. Figo. Anche perché è interessante proprio vedere ogni luogo. Mamma mia. Che spettacolo, raga. Andiamo, Dina. Ci sei? Ok. Aspetta, controlliamo prima di qua. Ok, di qua si scende e basta.
Lo sapevo. Proviamo. Cerchiamo ancora. Ci deve essere un'entrata secondaria. Credo. Oh, sentito. Merda. Sì, sentito. Infatti. Viene proprio dal tribunale. Oh, sarà un bel casino, vero? Almeno siamo pronte. Ma se non troviamo come entrare è un po' inutile. Gavin, la settimana scorsa Derek ha avuto un incidente spiacevole con una finestra rotta. Avrebbe perso la gamba se non avessimo trascinato di corsa al Serevena. Mi sono premurata, ok, ma che premuruta, che cacchio sto dicendo? Di rifornire un paio di basi d'appoggio in centro per le emergenze future. Gambe rotte, infetti, cazzate di Derek e così via. Visto che passi di là, potresti rifornire il presidio Ovest 2? Il cancello è rotto da secoli, ma la combinazione è il vecchio codice per Ovest 2. Allison. Ok, abbiamo segnato un altro luogo. Ma no! Ma cosa? Ma era bassissimo! Dai, ma posso fare la prima morte così? Ma che vuol dire? Ma come faccio a morire? Vabbè. Questo è da fare una clip, però. Vabbè. Ok. Facciamo come se non fosse successo niente. Cioè, mi sono buttato ad altezze più alte finora e non sono morto. Perché così sono morto? Vabbè. Non ha un senso sta cosa. Andiamo avanti. Allora. Cioè, non è altissimo. Non è alto, Madonna santa. Vabbè. Come facciamo ad entrare in sto tribunale, raga? Possiamo salire qua. Forse salendo qua, ragazzi. Allora. C'è anche quell'altro punto da controllare. Vabbè, ci andiamo dopo. Prima pensiamo al tribunale, una cosa per volta. Finestra. Oddio, c'è già gente. Ci siamo. Porca miseria. Forse sparo faccio bordello. Quello è un clicker però, eh. Raga, ma sentito, eh? Oh, porca. Veloce, Ellie, ti prego. Ok.
L'udienza è chiusa. Anzi, l'udienza è tolta. Madonna, quanti infetti ci sono qua dentro. Oddio, sto arrivando qua. Oddio no. Che schifo. Altro clicker. Però lì c'è un runner. Andiamo a far prima fuori il runner. Piano, che fate casino. No, però c'era un'altra stanza che dovevo controllare. Dentro un tribunale? Porca vacca. No. Vuoi dire che non ti sei mai cacciata nei guai a Boston? Ah, più di una volta, ma senza arrivare in tribunale. Craftarmi qualcosa? No. Madonna, quanto buio qui. Wow, una bomba? Bomba stordente per stordire più nemici. Quindi finisci con un'aggressione. Figo. Una flashbang. Questa, vedi, è un'arma nuova. Bomba stordente. Cioè, c'erano le bombe della Last of Us 1, ma erano letali, non erano stordenti. Il parcheggio. Ci sarà benzina, vero? Almeno secondo gli appunti. Beh, scendiamo. Aspetta, prima fammi controllare bene qua. Chiusa. Devo farlo. Mamma mia. Benny, il VLF sta per vincere. La città cadrà da un momento all'altro. Se non lascerai la Fedra non potrò proteggerti. Fino a qualche giorno fa pensavo di capire cosa ti spingesse a stare con loro, ma dopo il massacro al mercato di giovedì non so più cosa tu possa definire. Come tu possa definirci, assassini illusi, senza ipocrisia. Quei poveretti volevano solo sfamare le loro famiglie, e oggi avete iniziato a espellere gente per presunta sedizione. È una condanna a morte. Ascolta, sei ancora in tempo, metterò una buona parola. Vieni al Raston Coffee, venerdì alle 2, da solo. Fallo, ti prego. So che hai paura, ma è l'unica via. Tua amica, Sandra. Se l'è cercata, direi. Cassaforte. Macete.
Raga, abbiamo preso un macete. Scusate, ho sbagliato il tasto. Ok. Riservato agli ufficiali Federal Disaster Response Agency. Doveva essere un comandante della Fedra. Il VLF le aveva accerchiate e stavano fuggendo. Quanti saranno se sono riusciti a sconfiggere l'esercito? A volte bastano pochi uomini, ma spietati. Dobbiamo stare attenti. Cerchiamo di usare la testa. Madonna. Ok, Jesse. 860722. Quello cos'è? Vecchi appunti. Emma Patterson. Che 86 07 22. Allora 86 07 22. Oh yeah. Mi faccio una bella molotov e un altro kit medico. Poi posso potenziarmi kit medici rapidi. Incrementa la velocità d'uso del kit medico 100% velocità. Che non è male, eh. Vai. Ok. Ok, dobbiamo scendere con gli ascensori, non vorrei mai farlo. Ma mi sa che siamo costretti, quindi... Oddio. Piano. Mio Dio. Piano, Ellie, per carità. Raga, ho una brutta esperienza con gli ascensori in The Last of Us. Vi ricordate il... Il cento... Il... No, cos'è che era? L'hotel nel primo, vero? Che era un covo di infetti quello che è il maledetto. Oddio. Oh mio Dio. Oh merda. No! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, ragazzi, è un casino, qui è un casino. Ma perché, allora, perché gli ascensori sono sempre cioè, segno che ci sono 70.000 maledetti? Facciamo così, va. Te! Ciao, clicker maledetto. Porca miseria, ragazzi, è pieno. Oddio. Direi che sono finiti. Quei Fedra non sono neanche usciti dal parcheggio. Cavolo. Ora cerchiamo la benzina. Questa maledetta benzina. Guardate l'acqua, ragazzi, guardate il sangue nell'acqua. Mamma mia.
Che dettagli. Ma c'è qualcosa dentro sta auto o è una mia impressione? È un computer. E delle munizioni anche. No, cosa sono? Perché non posso prenderle? Ma cos'è quella roba lì dentro? Ok, non si può. Pensavo fosse una cosa da prendere, invece no. Raga, munizioni non stanno messi per niente bene comunque. Ah, ecco qua. Ehi, benzina. Avanti. Bene. Stai scherzando? Ma sei enorme. Sì, ma vuoto. Porca vacca, che sfiga. Andrà meglio alla cupola. Bene, siamo entrati qua dentro per niente allora. Come facciamo a tornare fuori? Appunto, anche quello. Vabbè, qua dai, si apriranno. Dina, eccomi. Ottimo. Brava piccola. Grazie. Oh, che tenere, brava piccola. Ok. Depenna al tribunale dalla lista. Ora cerchiamo la cupola. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Eh sì, infatti voglio cercare, cioè, ancora quel posto lì. Porca vacca, ragazzi. Incredibile. Allora. Ragazzi, siete vivi? Ci siete? Allora. Dobbiamo andare a sinistra. Sinistra, sinistra, destra. Sinistra, sinistra, destra. Ok. Vieni, Dina. Se non altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion. O spari ed esplosioni. No, non è di qua, aspetta. Mia sorella evitava le ZQ. Sì. Proprio per questo motivo. Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una tortura. Deve essere bella avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate della prima settimana. Facevo scorta di cibo per paura che potesse finire. Non ero accorta. Non è vero. Certo, e mi chiedevo, chi è questa mingerlina che ruba la carne essiccata? Non ho rubato troppa carne. Allora, qua c'è forse qualcos'altro? Nope. Usa codice del cancello. Ok. Quindi codice del cancello, devo andarmi a vedere i codici. Allora. Sarà quello principale? 0512. Ah no, due cifre. Oh cacchio. Due.
1380. Aspetta. È giusto, 052. Sono uno stupido. 0512. Proviamo. Non credo sia quello, però. Non so se intende il cancello principale. No, infatti. Ok, calma, ricontrolliamo. Aspetta, perché questa che area è? West 2. Quindi West 2. Zero quattro cinquantuno. Yeah. Quanta roba. Abbiamo fatto scorte. Trofeo guadagnato inizio della collezione. Che figa sta carta, Flo. Ok. Tutto qui mi vuoi dire? Cioè c'è la sua. Cioè tutto qui è un cacchio, però nel senso. Allora, pure questo è andato. Allora, possiamo andare a controllare dove c'era la banca, perché è un po' troppo vuoto, sinceramente. Cioè, secondo me c'è qualche altra zona da vedere. Cosa? Come dici, Shimmer? Ma dai! Ah, no. Ellie, Shimmer chiede una stalla più grande. Perché? Perché ha voglia di uno stallone. Ho creato un mostro. Esatto, è tutta colpa tua. Vabbè. Allora, andiamo un attimo. Ok. Qua devo andare a destra. This way. Ehi, qua c'è qualcosa. Secondo te regge? Non lo so. Ok. Andata. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Integratori? 18. Grande. Andiamo qui. Un'altra carta. Ehi. Dottor Ankman. Mente 100, porca miseria. Criminale naturale. Basta? Ok. Ok, qui abbiamo finito. Allora, la cupola è lì, però io sinceramente non mi fido, voglio andare a controllare anche. Allora, andiamo dritto, poi a sinistra. Ehi,
Su quell'edificio sembra esserci una specie di cupola. Sì, hai ragione. Ora è sulla mappa. Wow. Si può entrare. Non ne ho mai visto uno in azione. Oddio. Allora è andata malino. Munizioni però. Scheletri bruciati. Hanno fatto una brutta fine. Come quegli astronauti. Di che stai parlando? Era una delle prime missioni lunari. I circuiti hanno preso fuoco e gli astronauti sono bruciati nella capsula. Almeno sono morti per qualcosa di importante. Vero. Questi invece sono solo stronzi ammazzati da altri stronzi. Ok. Quindi non era un luogo da vedere sto carro armato, no? Ah, infatti. Però mi sa che abbiamo finito, raga, perché di qua non c'è nient'altro, forse. Almeno, credo. Perché se vado dritto di qua, non c'è nient'altro. Ok, mi sa che abbiamo finito. Andiamo alla cupola. Distribuzione carburante. Forza. La Fedra non risparmiava sulle barricate. A Boston mancava spesso il cibo. La fame era dei disperati. Il centro distribuzione razioni. A Boston c'erano code fino in strada. E poi faceva schifo. Io impazzirei. A qualcuno succedeva. Toccata. Guarda quelle vetrate decorate. Ormai sono rare. Eh già. Andiamo. No, aspetta, aspetta, perché io... No, dai, raga. Vai, lo tengo io. No, degli infetti. Ma volevo controllare l'altra parte. Oddio, l'alba alta, che figo. Che figata. Vabbè, però se mi viene addosso. Non mai che erano solo in due. Abbiamo eliminati tutti. Sì, direi di sì. Oh, ho riparato il macete. Gran bella cosa. No, no, aspetta, ma io voglio entrare là dentro. Non posso tornare indietro?
Da, regà. Ma pensavo fosse un cancello solo chiuso, invece no, ci sono passato. Ma spero posso tornare indietro, perché sennò... C'ho il pallino che mi sono perso qualcosa. Quanti sono? Oh signore Dio. Ragazzi, questa cosa dello sdraiarsi è una figata. Ma come cacchio faccio, mo qua io? Sono tantissimi. Come è impallato quello? Allora, potrei usare il mattone e farli fuori con una molotov. C'erano ancora delle persone. Perché non hanno ripulito la zona? Forse non sono arrivati qui. Forse. Troviamo la benzina. Mamma mia, li ho carbonizzati tutti. Gran cosa ho fatto qua, raga. Cioè, ho sprecato due molotov, però tanta roba. Ne ho fatti fuori quattro. Allora. Raga, spero che posso tornare indietro dopo però. Perché voglio andare a vedere l'altra parte che cacchio ho lasciato. Ma è una chiesa, tipo... Ah, sì, tipo... Raga, madonna, mi risveglia un botto di ricordi sto coso. Sembra troppo il municipio dove è morta Tess. Come fai a dirlo? Ma si ne goda. Primo, ci sono menorah alle pareti, un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Ok, ci dovrebbe essere benzina Ho da tanti quanto... ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Non mi sei mai sembrata molto religiosa. No, ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo, anche l'Inquisizione, l'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Aspetta che c'ho anche da potenziarmi qualcosa. Creazione rapida, creazione creano ogni oggetto alla doppia della velocità. Ottimo. Raga, munizioni pistola non ne stiamo trovando per niente. Assurda sta cosa. Ok, qua dentro. La serratura è di là. Carburante. Dobbiamo solo andare lì dietro. Come? Ah. Ok. Ah, munizioni pistola, finalmente. Aspetta, che vorrei dimenticare qualcosa. Cosa c'è qua?
Ok, devo spingerlo fin lì. Speriamo che è pieno questo, però. Dai, dai, ti prego. Ok. Ti prego. Ah, sì! Sì, cazzo. Ehi, contieniti. È un luogo di culto. Abbiamo la benzina. Scusa. Oh, sì, cazzo. Ok. Era un luogo di culto. Allora. Come esco, mo? Vabbè, qui. Tu preghi ancora? A volte. Davvero? E quando? Quando abbiamo lasciato Jackson. O sulla tomba di Joel. A volte dico qualche preghiera tra me e me. Funziona. Mi aiuta a calmarmi. A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore. E dimostrare rispetto. Ne sono certa. Ok. Dobbiamo risalire lì, È troppo alto. Come usciamo? Allora, vediamo un po'. Sicuramente. Oddio, forse devo portare questo. Mamma mia, già due ore di live. Cioè, sono già le 11, volete dirmi? Ecco fatto. Da questa parte, dietro di te. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata? Ok. No, aspetta, Ellie, però. Occhio, Ellie. Basta. Regge. Dai. Devo prendere un documento lì ancora. Scusami, Sold Miller, stando a una soffiata ci sarebbe un rifugio della VLF tra la Spring e la Quinta. Prendi tutti gli uomini disponibili nel tuo settore e dirigiti un posto immediatamente. Giustizia i sospetti. Metti in sicurezza l'area e attendi il mio arrivo, Sergente Ward. Che abbiamo segnato un altro luogo nella mappa. Wow. Che cos'è? Questa è la Torah. La cosa? Scritture sacre. Una sorta di Bibbia ebraica. Wow. Mia sorella sarebbe impazzita. Quella che avevamo in New Mexico era mezza andata. Ok. Beh, almeno non hanno buttato via tutto. Quindi è ebrea, Dina. C'ha origine ebrea. Ok, ora possiamo andare. Madonna, raga, che volo devo fare qua. Speriamo di non ucciderci. Dai. Dai. Vai, Ellie. Sì. Ok. Facile.
Coraggio, Dina. Vai, Dina. Fai Tarzan, dai. Grande. Ragazzi, tosse sono ste due, porca miseria. Cosa c'è qua? Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Come ne vorrei una. Dovevano essere buone. Le feste ebraiche erano delle abbuffate. Per celebrare i secoli passati a sfuggire ai nemici. Una stirpe di sopravvissuti. Esatto. Vediamo che ha scritto Ellie. Se penso a... Ragazzi, perché ha cancellato Joel? Se penso a lui, rivedo tutto. La pelle squarciata, la bocca attonita, le viscere esposte, madonna. Non voglio che lei mi ricordi così. Meglio morire da sola. Oltre la fede nel dolore, cerco la fede attraverso il dolore. Porca miseria. Raga, c'è Ellie, c'è una ferita dentro che... Non so se si richiude, se si chiuderà mai. No, si riesce finalmente. Ah, si usciva da qua, ok, quindi non ho dimenticato niente. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Hai ragione. Eh no, vedi, qua però posso andare a vedere. Era qui prima che volevo andare. C'è niente. Ok. Perfetto. Allora. Ok, là in fondo c'è un altro luogo. Ok, ora abbiamo la benzina, quindi dobbiamo tornare al Fedra Gate lì. Però prima andiamo a controllarla in alto. Andiamo, Shimmer. Da che parte? Tutto bene lì dietro? E qua. Ti manca casa? Un pochino. Ma te? Anche. Ho voglia di un tetto sulla testa. Sai, ho sempre sognato di sistemare una fattoria. Appena fuori Jackson. Perché la città non ti piace? Non lo so. Preferisco gli spazi aperti. Non siamo venuti qua, no? Sentirei sola. Potrebbe venire qualcuno con me. Ok. Quindi dovremmo allevare pecore e mucche? Mi stai prendendo in giro? No. In realtà... Ah, no, sì, ci siamo venuti. Non avevo preso quella cosa lì. Davvero? Sì. Davvero. Carina, stanno già progettando di andare a vivere insieme.
Vediamo se abbiamo pezzi per 49 pezzi. Ok, posso potenziare la fucile a pompa, la pistola. Direi fucile a pompa, raga, che dite? Cadenza di tiro, sostituisci il molle estrattore per incrementare la cadenza di tiro, oppure stabilità, sostituisci l'impugnatura per ridurre il rinculo e aumentare la stabilità dell'arma. Direi questo. Wow, che figo! Mamma mia. Ci sa fare Ellie, ragazzi, eh. Ok. Ok, devo andare dritto di qua. Mi sa che è un ristorante quello dove dobbiamo andare adesso. Eccolo qua. Raston Coffee. Ah, un caffè. Ok. Portiamo la benzina al cancello della Fedra Merda? Sì. Ah, Emma Patterson. È qui del... del documento. Pensa a te. Vediamo un po' che c'è qua. Ehi, Davis, dovrebbero esserci delle provviste nei vostri vecchi rifugi del WLF. È uno sparo nel buio, ma ogni minimo aiuto è una benedizione. Prendi quello che trovi e vieni qui a essere al Raga, ho problemi con sto nome. Serevena. Oh, al carburante pensiamo noi, Mike. Si è visto. Ok. Oh, munizioni. Raga, munizioni di pistola stiamo trovando veramente, ma munizioni in generale. Scherzi. Ha scambiato metà della sua roba per un sacco pieno di semi. Fa schifo. Sa di merda bruciata. Ma come? Infatti, il caffè è buonissimo. Altro che gusto acquisito. Perché siete in America, quindi il caffè. Ma venite in Italia a bere il caffè, tesorine. Big Blue. Una balena. Balenottera azzurra. Alcol. Raga, non mi convince sto posto, eh. Sinceramente. Vaffan...
Oddio, il cuore in gola. Porca miseria. A cagare. Headshot. Tutto ok? Sì. Come fanno a entrare in questi posti? Non lo so, ma giuro che li detesto. Che Silent Hill, porca miseria. Questa cos'è? Questa era la chiave che avevamo l'altra volta. Che abbiamo trovato prima la gara chiave. Vi ricordate che bisognava avere una chiave? È lei, è lei. Eccola qui. Barcos. Trovata. Ehi, ho trovato una chiave. C'è scritto Barcos. Sembra del negozio di animali dove siamo state prima. Io direi di controllare. Eppure io direi di controllare. Qui abbiamo già preso tutto. Che figata, ragazzi, mi sto divertendo un sacco. Allora, posizione. Ok. Ok, anche questa è andata. Dobbiamo ritornare lì. Va bene. Allora, dritto. Poi adesso dobbiamo girare a sinistra. Era qua. Eccola qui. Barcos. Cacchio, è questa. Vediamo cosa c'è qui. Cos'è questo posto? Wow. Sembra qualcosa del VLF. Oddio. Ci considerano con i... Ci considerano con i... Propaganda del VLF. Mostra i denti. Mi ricordano le luci a Boston. Nel New Mexico c'erano quei bastardi dei corvi. Si definivano protettori della Costituzione. E chi erano? Ex membri della Fedra allergici alle regole. Vivevano di estorsioni e ognuno aveva il suo harem. Gente di classe. Cavolo. Già. Che cos'è? Sono piani per colpire un convoglio Fedra. Sembra un posto antico. Sì. Secondo me non ci viene nessuno da anni. Proviamo a guardare. Qui abbiamo preso tutto. Mamma mia, quanta roba. Ok. Un'altra cosa abbiamo scoperto. Raga, quanti posti che ci sono. Cioè, vedete, ad esempio, uno, raga, la maggior parte di tanti cavoloni che dicono già abbiamo finito il gioco, cosa che, vabbè, da vedere. Però, nel senso, secondo me queste cose neanche le hanno fatte. Cioè, vanno direttamente al cancello, aprono e vanno avanti. Invece no, raga, bisogna esplorare per trovare tutte le cose, la storia. Ragazzi, cioè... Allora. Ok. Direi che, ragazzi, possiamo uscire. Direi che possiamo uscire. Non c'è niente, quindi usciamo. Allora,
Dobbiamo andare dritto, poi a sinistra, poi a destra. Ehi, sei preoccupata? Per cosa? Per quello che abbiamo scoperto sul VLF. Sembrano più organizzati del previsto. Non fa alcuna differenza. Dovremmo solo essere più prudenti. Almeno non sanno che li stiamo cercando. Esatto. Andrà tutto bene. Lo so. Va bene. Torniamo al cancello della Fedra Merda prima che faccia buio. Sì. Vediamo no, invece. Se i VLF sono davvero al Serevena. Io voglio andare lì sotto a vedere che c'è. Fascisti. Turista per passione, trofeo guadagnato. Oddio! Per un attimo pensavo che erano vivi. Questo era un ufficiale. Cioè, nel senso, zombie. Su un camion di scorte. Voleva nascondersi. Missione fallita. Già, a quanto pare. Tutto è pronto, non resta che attendere. Una volta intercettato il convoglio e catturati gli ufficiali della Fedra, potrei abbandonare la posizione e raggiungerci. Sono consapevole dei rischi che hai corso, con il terrore che ti scoprissero. La tua lealtà alla nostra causa è molto apprezzata, Isaac. Ok. Credo che abbiamo fatto tutto, ragazzi. Eh sì. Sono contento, ragazzi, sono contento, fiero di me di come lo sto giocando. Sto giocando veramente, lo sto giocando bene e lo sto godendo con voi. Ok. Allora. Ora dobbiamo tornare al cancello, quindi da quella parte. Madonna al muro. Per fare l'inquadratura figa loro. Beh, è stata un'avventura. Cavolo, vuoi dirlo proprio. Trovati. Ehi, la città è grande. Siamo appena all'inizio. Sì, lo so. Ma pensavo avremmo trovato qualcuno. Eccoci qua. Ok. Raga, Serevena, stiamo arrivando. Proviamo. Allora, tutto sto casino per la benzina. Metti il codice. Vado. Questi vecchi generatori fanno sempre capricci. Non sperare di accenderlo. Allora. Oh. Scusa, dicevi? Niente. Allora, est 2. Com'era il codice? Non mi ricordo. East 2, 5345. No! Ho sbagliato. Porca miseria. Non posso cancellare. Non ti incazzare, Elio, ho sbagliato io. 53 45. Ok. Niente comitato di bambini. O forse ci aspettano.
l'entrata. Tieni d'occhio le finestre. Raga, inizio ad avere l'ansia adesso. Lupo, Wolf, VLF. Ora capisco. Ah, sì. Giusto. Ok, dobbiamo trovare l'entrata. Ah, l'insegna del Serevena Hotel. Un attimo, raga, scusate, eh. Scusate, raga. Dai, Dina, sali. Ok. Allora, qui c'è qualcosa, secondo voi? Però sopra è una vedetta. Magari posso salire. No. O magari c'è un modo per salire, bingo. No, non è vero. Perché essendo che vedevo la cosa, la postazione da vedetta con la sedia là sopra, vedete? Penso che magari ci sono delle munizioni o qualcosa. Ok, troviamo l'entrata di... Hai visto? Ha scavalcato la recinzione. Potremmo entrare da lì. Come mai non si sente sparare? Ah, qualcosa non torna. Perché forse non c'è nessuno. Non ho proprio idea. Passiamo da lì sopra. Arrivo un attimo. Sto vedendo se c'è qualcosa. Qua però c'è un altro cancello, eh. Est 1. Aspetta un attimo. C'è un codice del cancello? Non credo. Come non credo? Sì. Est 1. Ah, è vero, non si vede. No, niente codice per questo. Merda. Aspetta. Okay. 43. 43. 43, 14 sembra a me. Non posso provare a metterlo? Non posso provare a metterlo, ok. Ci facciamo i cavoli nostri. Raga, pronti? Crea fumogeni, le bombe stordenti diventano fumogene e creano una cortina di fumo che ostacola la visione dei nemici. Buono. Ottimo.
Sto contando se c'è qualcosa. Porca vacca, non l'avevo visto. Merda. Merda, mi sa che non funziona con i... Attenzione! Lasciala stare, maledetto. Madonna, che mostro Ellie, raga. Porca miseria. Ok. È andata. Raga, devo stare più attento però, porca miseria. Perché non avevo visto quello a sinistra. Cagare. Munizioni fucile? Ah, è morto da poco. E ha lo stemma col lupo. Volevano la benzina, ma ci sono rimasti secchi. Meglio così, no? Se è stato un branco di stupidi infetti ad ammazzare gli assassini di Joel. Conta solo che siano morti, Ellie. Ma così non sarebbe giustizia. Visto che siamo qui, cerchiamo qualcosa di utile. Mia gara li vuole ammazzare con le sue mani, porca miseria. Così mi piace Ellie. Raga, io ci sto ancora pensando che è morto Joel. Cioè, non è possibile. Non ci... È surreale. Cioè, pensandoci. Non riesco a accettarla la cosa. Acqua? Ho trovato dell'acqua? Ci sono stati qua già. Ma questo non era quello che era insieme a quelli lì? Quello col cappello che ha colpito Ellie? Hanno sparato a tutti. Li riconosci? No. Forse li ha uccisi qualcun altro. Non è lui. Gli infetti sono entrati. Forse mi inganna il cappello. Ehi, ecco la benzina. Beh, se ne servisse altra, sappiamo dove prenderla. Ok. Di sopra. Tutti morti sono, raga.
Non riconosco neanche questo. Questo cosa? Wow. Manuale di addestramento sbloccato, nuovi rami di sviluppo. Ah, sbloccano nuovi armi. Che figo. Camuffamento, proteggi, inganna e nasconditi alla grande. 15 consigli per esperti. Ok. 12 marche di nastro adesivo e confronto tecnico raccolto nell'acqua piovana. Figo. Nuovo ramo di potenziamento, furtività. Ma davvero? Fighissimo. Crea silenziatori. Sta cosa non c'era nel primo. Bellissimi silenziatori, li hanno messi. Crea un silenziatore da pistola che silenzia i colpi fino alla rottura. Precisione e modalità ascolto. Movimento da disteso rapido, silenziatori migliorati, eliminazione furtive più veloci. Cavolo. Sabato 29 marzo, l'assalto del presidio della Fede è stato un successo. Abbiamo tolto in mezzo almeno 3 di quei criminali, riportando solo qualche ferito. È stato bello poter vendicare i nostri caduti. La notte stessa abbiamo nominato Isaac comandante. È stata una riunione turbolenta. Alcuni non gli hanno ancora perdonato l'esecuzione sommaria di quei prigionieri. Io lo stimo, sa prendere decisioni impopolari. Venerdì 4 aprile. Sono a pezzi, ma per un ottimo motivo. Negli ultimi giorni abbiamo accolto 8 nuove reclute, 6 dei quali hanno disertato dalla Fedra. Le direttive di Isaac stanno funzionando, oppure è merito di quei volantini. Iniziano a prenderci sul serio e a vedere nella VLF un'alternativa plausibile. Cacceremo a calci quei fascisti e ricostruiremo sulle fondamenta gettate da Emma e Jason. Porca vacca. Merda. Cos'è successo qui? È stato Tommy. Tommy. Non ci credo. Fidati, è stato lui. Ha fatto questo bene. C'era quando è morto Joel. Ah, questo era uno di loro, era uno di loro. Merda, qua giù ce n'è un altro. E allora Tommy sembra tanto un cagasotto, ma sotto sotto fa i culi, eh. Guarda, un altro l'ha preso. Non mi dice niente. Li usava uno contro l'altro. Come? Me l'ha spiegato Joel. Fai una domanda al primo, ma non deve parlare. Devi farlo scrivere. Poi chiedi al secondo. Se i fatti corrispondono, non mentono. Come ha fatto lui nel primo per trovare Ellie?
Se no, sono fottuti. Già. Est 1. Un altro codice? Così sembrerebbe. Abbiamo il codice Est 1 adesso. È appena successo. Non sarà lontano. Già. Porca miseria, Tommy. Andiamo. Possiamo uscire da qui. Tommy non sarà lontano. Sì. Un attimo, sto controllando se c'è qualcosa. No, e mi tengo il mio macete. Ok. So che Tommy ha un passato difficile, ma... Cazzo. Lo so. Stai bene? Inizia a piovere. Facile. Non voglio che pensi male di Tommy. Ellie, con gli assassini di mia sorella legati a una sedia, farei anche di peggio. Ti capisco. Vabbè. Raga, inizia a piovere. Voglio tornare al cancello Est 1. Era quello, no? No, mi sa di no. Non era questo il cancello. Quello in fondo. Tu pensa al generatore. Io apro il cancello. Ricordi il codice? Quello scritto col sangue? Sì. Ok. Fatto. Bella domanda. Troviamo un riparo e aspettiamo l'asciutto. Potremmo accamparci in alto per osservare la zona. Sì, buona idea. Ok. Cerchiamo un edificio aperto. Possibilmente senza infetti. O VLF. Lupi. È uguale. Mi sono rimasti quei cosi alla mandorla, se hai fame. No, grazie. Dovresti mangiare qualcosa. Oddio. Cosa? Sto diventando come mia madre. Sono a posto. Porca tra, che spavento! Che spavento! Cazzo, una bomba! No! Prendetela! No! 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 Anche Dina no, ti prego. Stardo pezzo di me. No, ragazzi, vi prego. Ragazzi, non fatemi piangere un altro. Ragazzi. Figlio di puttana, come osi schiaffeggiare? Non credevo che ti avrei rivisto.
Ecco lo stronzo col cappello, è questo! Come ci hai trovati? Ho solo chiesto di un bastardo con la faccia sfregiata. Simpatica. In quanti siete? Solo voi due? Non puoi impedirlo. Jordan! Non dovresti essere fuori a cercare l'altra. Che cazzo fai? Sai il contrabbandiere che abbiamo ucciso a Jackson? Sì. C'era anche lei. Cosa? Cercano vendetta. Per questo hanno fatto a pezzi Nick. Dobbiamo portarla a Isaac e dirgli esattamente che cosa sta succedendo. Sì, beh, ho appena sentito Isaac via radio. Abbiamo nuovi ordini. Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, non ha senso. Senti, è un ordine diretto. No, parliamole, scopriamo che cosa sa. Ma che cazzo me ne frega di cosa sa? Hai visto anche tu cosa ha fatto agli altri? Non hai idea di quanta gente potrebbe avere con lei, potrebbe essere un imboscato. Non mi interessa quanti sono, li troveremo e li uccideremo. Puoi pensare con la tua testa almeno per un secondo? Levati dal cazzo, Jordan. Merda. No, liberati, Dio santo, liberati! Cristo santo. No, è ferita grave, ragazzi, è ferita. Non toccarla, figlio di puttana. Non osare toccarla. Dai, Ellie, dai, Ellie, dai, cazzo! Dai, ti prego! Dai, prendi, dai! Vuoi taglia sta corda di merda? No, ragazzi, la sta strangolando. Ellie, ti prego! Figlio di puttana! Vaffanculo! Muori! Ti piace adesso, eh? Affoga nel tuo sangue, bastardo! Stai bene? Credo. Ellie, dobbiamo andare. Avranno sentito gli spari. Guarda, è una di loro. Muoviti, la guardiamo dopo. C'era uno studio TV sulla mappa? Che cazzo ne so? Andiamo! Cazzo, Ellie! Porca troia! Mi piace, brucia merda! Merda. Guarda qua! Andiamo. Quante persone hai? Parecchie. Dobbiamo andarci. Thank you.
Che ansia. Aspetta Dina, scusa. Esploriamo bene qua perché ci potrebbe essere risorse utili. Soprattutto munizioni. Arrivo, stronza. Cazzo, sbagliato tasto, vaffanbagno. Arriva la morte per te, maledetto. Questo è per Joel. Come dietro? Pezzo di merda! No, si è rotto il macete!
Raga, me la sono cavata bene però, dai. Banco da lavoro qua. No, non è un banco da lavoro. Silenziatori. Ok, primi triangoli in fase di mira per equipaggiare o rimuovere il silenziatore. Robustezza 3. La formula richiede straccio e recipiente. Ma guarda sta sozzona che manda le foto con le tettone di fuori. Guardala. Dovrò prendere anche te, maledetta. Messaggio di lei. Jordan e Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo stadio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lea. Hai capito? Le ha mandato la foto nuda. Formula sbloccata, silenziatore, oh sì. Quindi se io faccio così... No. Ah, sì, vedi? Ok. Serve una bottiglia e uno straccio. Ok. Dov'è Dina, oh? Dina? Ah, eccola. Tesoruccio, non fammi preoccupare così, eh. Sì, pure Dina adesso è una tesoruccia, ok? Sono affezionato anche a lei. Troppo. Allora, aspettate un attimo. Sto controllando se c'è qualcosa. C'è niente. Vieni a vedere. Fanculo in mente. Rubiamo tutto. Novità, niente. Gli altri? Sta giù. Dov'è il gruppo di Adrien? Ehi, voi due! L'ho persa! Cosa? Visto niente? No! Coprite il tetto! Io... Vado, che ansia, raga! Sicuri non sia in strada? Abbiamo controllato. Come può essere scesa di sotto? Non lo so. È stato segnalato? Greg è andato a Capitolina. Dovrebbe rientrare con quei tizi a momenti. Dove sono andati tutti? Tutto a posto lì sotto? Non c'è nessuno. Ho un cattivo presentimento. Con me, controlliamo. Faccio fuoco, raga, che dite? Però vorrei prenderli silenziosamente, ho questi. Adesso mai più. Cavolo, sono gli altri. Dora, raga, non siete fieri di Ellie, mamma mia. Com'è cresciuta bene, porca miseria.
faremo pagare a tutti. Che solo che sinceramente ce n'erano altri due, però non capisco dove sono finiti. Oh sì. Ok, posso farmi il silenziatore? Ma l'ho raccolta la bottiglia, scusa, l'ho raccolta da... Ah no, me ne serve un altro. Dove sta prima? Lì sono finiti. Ok, allora adesso vado a prenderli. Ordini di Isaac. Da qui in poi uccidete qualsiasi intruso. Manderemo altre unità a cercare l'altra donna. Tornate all'avamposto entro fine giornata. Portate tutte le provviste disponibili. Mi è andata male, pezzi di merda. Andiamo a cercare anche gli altri due. Non deve sopravvivere nessuno, raga. Nessuno. Un'altra vittima! Eccoli. No, le due leonesse sono state. Stronza. Adesso anche la tua amichetta fa una bella fine. Fa un bagno. Eccoti questa. Credi che siano tutti? Non voglio scoprirlo. Andiamo. Vado a controllare di qua, visto che loro sono andati di qua. Ah, forse erano andati, c'aveva ragione Angie. Erano andati indietro. Poi sono tornati un'altra volta di qua. Ok. Raga, tutti li abbiamo fatti secchi. Proviamo. Oh me, raga, un'ansia che gli possa succedere qualcosa a Dina, raga. Veramente. Madonna, un esercito però. I cani, mo. Oh mio Dio, sono i cani questi. Andarcene da questa scuola. Ora. Deve esserci un modo per scendere in strada. Dobbiamo saltare. Ok. Andiamo.
Arrivo di là, qua c'è roba da prendere. Ma posso fare la bottiglia? Perché non me lo fa fare? È già un'altra. Ah, altri me ne servono. La miseria, quanti. Cardio. Vabbè, non è il momento di guardare le carte. Allora. Dobbiamo tornare in strada. Che mi sa che serve l'ultima bottiglia per fare il silenziatore. Che almeno col sensatore posso anche provare a colpire uno da distante. Ok, non c'è nessuno. Sì. Sembra sicuro. Bene. Mamma mia, raga, è sudata. È una di loro. Che si fotta allora. Leggi la lettera. Jordan, Isaac ci ha assegnati per 2 settimane intere allo studio TV. Iene avvistate in zona. Questa è per farti compagnia, Lia. Lo studio TV. Pensi sia ancora lì? Non resta che scoprirlo. Sì. Allora, è vicino a questi palazzi alti. Di là. Ok. Prendiamo Lia. Ok. Devo andare a prendere sta Lia, ragazzi. Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo state rifugiate? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi.
No, sono... Ci sarà ancora qualcosa in questi edifici. Questo sono muto, ma qualcosa sono molto preso. Ok. Ah, non avevo più la mappa, vero? No, mi sa di no. Cioè, ce l'abbiamo, ma siamo fuori mappa. Ok. Sangue questo. Porca vacca. Sono pronta. Ok, silenziatore finalmente possiamo fare. Eccolo qua, vai. Oh, yes. I silenziatori per pistola possono essere installati e rimossi premendo triangolo in fase di mira. Proviamo. Fighissimo. Abbiamo solo tre colpi però col silenziatore. Madonna mia. C'è qualcuno, raga, qua. Fanculo. Preso? Sì. Merda. Ho le palpitazioni. Che lo dici? Ma chi lo dice? Oh, c'è una bella mazza da baseball qui. Visto che non abbiamo più il nostro macete. Ma possiamo anche modificarcela. Yes. Ottimo. Oh, aspetta. Cos'è? La fondina? Sì, mi sa di sì. Equipaggia. Fondina arma lunga. E vai, ora posso fare così se... velocemente. Ottimo. Raga, vedete esplorare? Ok, non ci deve essere più niente qua.
Mamma mia, raga, qua è pieno da esplorare comunque. Eppure non me lo spiego. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Questa è una bella domanda. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro. Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV? Lia. Era quella con la treccia? No, non è lei. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel? Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Ragazzi, c'è roba da scoprire qua comunque. Perché hanno ammazzato solo lui? Cioè, quella lì, quella treccia, come si chiamava? Abby? Sapeva chi era Joel, lo conosceva. Quindi... da capire. Sì, Abby, sì. Io la chiamerei solo Troy, eccetera. Quello è il suo nome, secondo me. E basta. Bloccato. Come entro qua dentro? Una parola? Tutto barricato. Le regole del VLF vanno rispettate. Le istruzioni dei soldati del VLF vanno eseguite alla lettera. A Seattle comandano sempre i peggiori. Secondo te da quanto è qui? Almeno qualche anno. Probabilmente risale al periodo in cui c'era l'esercito. Deve essere stata dura per la gente. Prima l'epidemia, poi la febbre e poi il lutto. Chissà quanti sono rimasti e si sono arruolati nel VLF. Bella domanda. Ok, siamo entrati in quella porta chiusa. Credo che abbiamo visto tutto, eh. Credo. No, qua no, vedi. Là sopra si può andare. Ah, ecco. Che stai facendo? È bloccato. Ehi, prova a spostarlo dal marciapiede.
che vuoi farci? Torno tra un secondo. Resto di guardia. Ok. Viv, ieri ci hanno derubati. È stato Jimmy. Spero che agisse da solo. Se ve la passate male possiamo parlarne. Ho a cuore sia te che tuo figlio. Ora più che mai dobbiamo coprirci alle spalle a vicenda. La città è già piena di criminali. Aggiungi dell'acqua e il sale e il sapore diventa quasi accettabile. Non è molto, ma spero che possa bastare. Fino alla prossima area sicura almeno. Raul. Mamma mia, ragazzi, siamo a 3 ore e 20 di live. Porca miseria. Tra poco stacchiamo, Cos'è? Nuova roba? Che diavolo è? Una specie di bomba. Trappole esplosive si attivano quando un nemico è nelle vicinanze. Perfetto, la bomba normale. Niente male. Già. Trappola esplosiva. Quanta roba qua dentro. Trovato qualcosa? Sì. Roba interessante. Ma molto interessante. Che possiamo... Precisione modalità ascolto. O se no, crea kit medici migliorati. Kit medici più efficaci, 50% di cura in più. Vabbè, facciamo una modalità ascolto, dai. Voglio potenziare la furtività. Ok. E ora? Da che parte? Poi povero cavallo, raga, avete visto come l'ha ucciso a sangue freddo in testa, pom, così. Come se nulla fosse, cioè a me farebbe una pena immonda un cavallo così. Maledetti. Sto cercando di capire dove devo andare. Allora, di qua ce l'hanno già passati, però. Di qua c'è del sangue. Una piscina. Niente. Madonna, raga, guardate l'acqua come è fatta bene. C'è uno schifo qua dentro, raga.
C'è proprio una mizzega. Che qua? No, infatti è impossibile. Sopra qui magari, però il problema è che non ci arriviamo. Ah, che idiota. Tina, togliti. Buonasera, Mariano. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. Bella domanda. Ma raga, sinceramente, direi che per stasera può anche bastare. Siamo a 3 ore, quasi 3 ore e mezza di live, ragazzi. Mariano, mi dispiace, ma sei arrivato alla fine. Vabbè, adesso tanto appena stacco la live puoi riguardartela tutta. E ragazzi, che dire, io faccio un salvataggio. Tanto qua il tutorial ci sono cose nuove. Ok. Faccio un salvataggio. Ok. Beh sì, diciamo che è solo Ellie la protagonista, però all'inizio ti fa usare anche qualcun altro, ecco, diciamo così. E niente, vabbè, la gran parte del gioco, cioè la maggior parte, il 95% è tutto Ellie, ovviamente, essendo la protagonista. Oh merda. Ma mi vogliono far concludere, occhio. Dina, per dinci, cosa stai facendo? Allora smetti di parlare di cibo. Yeah. Dove cazzo è la ragazzina? Dove cazzo sei tu invece? Non potrebbe essere una iena. Era a cavallo. Non è una iena. Allora l'hanno ammazzata le iene. Ma voi li vedete? Ha una grafica allucinante. Mai vista una cosa così su PS4.
girare la videocamera. Il problema è che vedi che non c'è. Non li vedo. O sono troppo lontani. Ah, eccoli. Ok, sono apparsi ora. Stanno avvicinando. Vediamo se riesco a fare una cosa intelligente. Oh, c'è un cecchino lì. In basso. Ho visto. Adesso. Non ti girare. Calma. Oh, stai zitto. Grazie per le munizioni. Ok, sono qua sotto i tizi. Sì, puoi potenziare tutte le cose, anzi è maggiorata la cosa rispetto all'uno. Sono cose c'è un cosa in più, anche silenziatori. C'è tanta roba in più. Tanta ciccia in più. Puoi strisciare, come vedi. Cosa che nel primo non potevi fare. Puoi mimetizzarti nell'erba. Devo solo capire qua come cavolo fare a... Dite che muoio se mi butto qua sotto. Ok. A destra, attenta. Porca. No. Bel colpo. Fighissimo il silenziatore. Raga, meno male che Dina mi ha detto a destra. Non l'avevo minimamente vista. Meno male che c'era anche l'erba alta qui. Per ora ho solo visto gli infetti classici, cioè quelli là, il clicker e i runner. Per ora, ma siamo praticamente all'inizio, ragazzi, quindi. Poi sto giocando molto lentamente, non sto correndo, non sto godendo il gioco. Oh, eccoli lì. Guarda che vanno in giro insieme quei maledetti infami. Guardali! Facciamo una bella cosa, va. Bombina? Ah, la posso piazzare. No, non venite Skyler! Qua. Ci sei? Forza, andiamo. Hanno visto il corpo. Skyler è morta. C'è qualcuno lì fuori. Detacciamo la zona. Minchia, raga, è difficile mirare comunque. Merda. Colin, avanziamo! Fanculo. Raga, scusatemi, ho sbagliato a mirare, però non è facile. La mira è notevole, non è semplice. Non credo. Bene. Merda. Perché essendo che c'è il mirino a pallino, non mi trovo tantissimo. Nessuno.
Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Ok, speravo avessero delle munizioni invece. È una lavanderia questa. Oddio, ma questa... per Halloween. Alcuni sono simpatici. È la stessa statua che non c'era... quando Ellie stava con l'amica di colore. Non è lo stesso negozio, ovviamente, però è... hanno i gadget uguali. Negozio di Halloween. Pensate a... cosa qua? Okay, raga, credo che dobbiamo andare di qua. Pompa di benzina. La stazione TV quale cacchio sarà? Aspetta Dina che qua c'è. Eh sì, la madre è un'infermiera, però... no, però non sappiamo altro. E la sto esplorando, eh. Tanto perché mi sembra strano che in tutta sta zona non c'è niente da prendere. Aspetta. No. Scusa Dina. Ma ho sentito tipo un... una voce avevo sentito. Guarda quanto è grande sta area. Porca miseria. Ah ecco, avevo ragione allora che avevo sentito un gemito qualcosa. Mi ci vuole un clicker.
Peter! Ottimo. Ma alcune cose le abbiamo già scoperte, tra virgolette, cioè. Riguardati le live. Riguardare quando hai tempo e capirà. Oddio. Piano ragazzi, questo è un clicker, piano. Schifo. Mai? Grande Dina. Io ti dico solo che mi sta piacendo un... cioè, dire un botto è poco. Lo amo, io lo sto amando, nonostante ti dia la frecciata al cuore, proprio che te lo apre in due. Ma non si può non amare. Non mi sono mancati. Allora, un altro silenziatore possiamo farci. Dovrebbe essere tutti. Sono ovunque. Io ancora non capisco perché ci stiamo ritirando. Non ci stiamo ritirando. Andiamo in missione. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno. Porca miseria. Mamma mia, cosa ho fatto ragazzi qua? Alla Snake proprio. La stava andando a far fuori Dina, però ho preferito fare io. Ok. Oh. Dove? Chi è che mi stava vedendo? Raga? C'è nessuno?
No, ma finché non trovo quello non mi do pace. Chi è che mi stava vedendo? L'ho visto, dov'è? È quello lì? No, non può essere quello lì in fondo, era troppo alla tua sinistra. Sì, ah, è quello lì? La Madonna, da così lontano mi stava vedendo. Ah, c'è quello sulla finestra pure. Raga, però quanto darei per avere un arco? Quanto darei per avere un arco? Questa pistolina, ok, però non è che posso fare tutti questi miracoli. Porca! Vabbè però! Sono andati davanti, mi sono trovati! Porca puttana! Grande, l'hai ucciso? Tutto ok. Stai bene? Sì. E ora? Dobbiamo superare il muro del presidio. Gli edifici sono dall'altra parte. Guardate intorno. Deve esserci un varco. Saliamo al piano di sopra. Quante munizioni?
Vieni, proviamo da qui. Certo che la faccio domani un'altra live. Certo, ormai ragazzi ogni giorno. Seguimi su Instagram per sapere a che ora. Allora, di qua no. This way. Ciao, buonanotte. Grazie per averci seguito. Ok, è fatta. Mamma mia, che sudata, raga. Che sudata. Siamo quasi a 4 ore di live, oddio. È ora. Qua. Ragazzi, però fermiamoci qui. Fermiamoci qui. Adesso salviamo. Ok. 5 ore e 25 di gioco, ragazzi. Perfetto. Raga, io vi saluto e vi ringrazio, grazie a tutti quelli che hanno visto la live, un bacione, buonanotte ragazzi e a domani con The Last of Us parte 2. Continueremo la nostra avventura, anzi il nostro viaggio di vendetta. A domani ragazzi.